Un'oasi che ha resistito miracolosamente agli insediamenti industriali che la circondano da decenni e che esprime tutta la forza che ha la natura di reagire e sopravvivere. Per questo Legambiente Brindisi ha voluto celebrare nel Parco Saline di Punta della Contessa la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Ospite l'assessore regionale all'ambiente Maria Grazia Maraschio. Sono qui e sono contenta di essere qui con gli amici di Legambiente, partendo da Brindisi. È una verifica, un'indagine che farò di persona sui parchi della Puglia, perché credo che sarà necessario e importante anche rendersi conto delle situazioni che vivono i territori. Venendo qui sono stata colpita dalla straordinaria bellezza dei luoghi, stretti tra due realtà industriali che purtroppo ne hanno compromesso negli anni la valenza da un punto di vista naturalistico e ambientale. Il sopralluogo al quale hanno partecipato anche il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e l'assessore con delega ai parchi, Oreste Pinto, non è potuto avvenire sulla spiaggia in quanto è periodo della nidificazione. A guidare la visita la biologa Paola Pino d'Astore, responsabile del centro di recupero fauna selvatica della provincia di Brindisi. Noi da anni ci occupiamo di questa zona, come sapete, abbiamo organizzato campi di volontariato e abbiamo un progetto presentato, costruito con le scuole medie superiori, che prevede la suddivisione in tre aree di quest'area parco da rendere effettivo parco, cioè la masseria che è del 600 come centro visite, con attorno i servizi per il parco, l'area intermedia con le attività agricole da tramutare in zona B, a riserva orientata. Terza cosa, la zona più splendida è quella che si trova poi verso il mare, quella delle vere e proprie saline, ma include questa zona anche Fiume Grande.